Sindaco, ritorna a riunirsi lato rifiuti. Quali sono i punti all'ordine del giorno? Ma diversi punti all'ordine del giorno, ma ripeto, il problema più importante è il conferimento degli scarti sia a Decro che a Sovreco. Quindi nuove tariffe, aumenti, pochi spazi residui della discarica. Questi sono i problemi che attanagliano Crotone, ma attanagliano un po' tutta la Calabria. Quanto pagheranno i cittadini di Crotone la tassa sui rifiuti? Oh, guardi, il PEF indicativamente viaggia sui 13 milioni di euro, però il trend prevede degli aumenti proprio a causa dei costi di smaltimento in discarica. L'obiettivo prioritario di questa amministrazione ovviamente è la raccolta differenziata. Attualmente il bando di Acrea è stato pubblicato, per cui confidiamo su queste risorse per incrementare la raccolta differenziata. Sindaco, riguardo Acrea, ma il numero degli operai della società partecipata aumenterà? Perché molti stanno andando in pensione. Ma guardi, molti che vanno in pensione non mi risulta, qualcuno va in pensione. È chiaro che bisogna risolvere il problema degli ex lavoratori Acros o dei precari di Acrea, come preferiscono chiamarsi. Abbiamo fatto l'avviso perché è in scadenza il CDA, il collegio sindacale, e vedremo adesso la nuova selezione. C'è una città che necessita di decoro urbano. Assolutamente, guardi, il decoro urbano e l'igiene urbana è il nodo cruciale di questa città. Ovviamente per cambiare e dare una svolta ci vuole la raccolta differenziata. E la raccolta differenziata costa ed è il motivo per il quale stiamo puntando sul finanziamento della Regione Calabria. Poi non bisogna sottovalutare il fatto che con la nuova legge regionale ci sarà un'unica società che gestirà il servizio di igiene nella provincia di Catanzaro, nella provincia di Crotone e nella provincia di Vibo. Quindi ci sarà una gara importante, perché questa degli ATO provinciali, ripeto, in un futuro non esisteranno più l'ATO della provincia. Ci sarà un ambito che includerà la provincia di Catanzaro, Crotone e Vibo. E siamo con il nuovo sindaco eletto del comune di Rocca Bernarda. Quale sarà il suo impegno per i cittadini? Non sarà un solo impegno, tanti impegni. Nella risoluzione di problemi che riguardano e affliggono la nostra comunità, a cominciare dal garantire i servizi essenziali, sicuramente non è solo un problema nostro, dare risposte poi soprattutto a tutta la cittadinanza e soprattutto avere una grande capacità di ascolto nei confronti dei cittadini. Certo, nell'immediato dovremmo affrontare e dare risposte per quanto riguarda questa grave emergenza idrica che si profila per quest'estate, e dobbiamo lavorare nel miglioramento del decoro urbano e nel sistemare al meglio questo paese nelle prossime settimane e nei mesi che ci seguiranno. Questo è il suo primo impegno pubblico nella massima assise del comune di Crotone per l'assemblea rifiuti? Sì, è la prima volta che partecipo a una riunione di questo tipo, e anche questo, come lei sicuramente sa, è un altro problema serio che riguarda tutto il crotonese, la Calabria in generale. Vediamo insomma quali sono le linee e le strategie da seguire per dare anche qui delle risposte appropriate ai cittadini di questa comunità. E poi c'è un comune virtuoso nella provincia di Crotone che è Melissa. Grazie della virtuosità, ma un comune che cerca di difendersi, cerca di assolvere i propri compiti, grazie anche a una responsabilità che è da attribuire ai cittadini, quindi nel rispetto delle regole. Noi come amministrazione facciamo il nostro, quindi al momento non ci sono grossi problemi e partecipiamo a questa conferenza con lo spirito di
trovare tutte le soluzioni necessarie per evitare che ci possano essere da qui alle prossime settimane ulteriori problemi. Quindi da una parte il nostro impegno che viene corrisposto dai cittadini e dall'altra capire come insieme agli altri comuni, insieme al lato, possiamo mettere in campo azioni che possano farci nuovamente passare quest'estate non nell'emergenza ma nella normalità. E poi a Melissa sventolano queste belle bandiere blu. Sì, dai, quest'anno abbiamo l'undicesima bandiera blu, abbiamo di nuovo la bandiera verde e inoltre quest'anno svendono la bandiera di plastic free, è il terzo gagliardetto che si aggiunge, quindi si guarda all'ambiente con molta attenzione, anche perché siamo ormai riconfermati prima comunità della nostra provincia con la più alta percentuale di differenziata, ci attestiamo intorno al 75%. Ecco, elementi che io mi auguro da qui ai prossimi anni possano essere anche riconosciuti agli altri comuni, perché da soli non si va da nessuna parte, insieme invece siamo una grande forza che può dimostrare di essere all'altezza del compito che i cittadini ci daranno, che ci hanno dato e continueranno a darci.